Buonasera a tutti, come promesso siamo qui in redazione ad analizzare gli articoli che interessano soprattutto il mondo dell'economia inseriti all'interno del decreto Cura Italia che, come tutti sapete, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto questa notte. In particolare oggi inizieremo ad affrontare quello che è previsto all'interno del titolo terzo, il titolo terzo che prevede le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Uno degli aspetti principali che noi abbiamo voluto analizzare dell'articolo del titolo terzo è l'articolo 52. Perché l'articolo 56? Perché l'articolo 56? Perché l'articolo 56 è quello che mette i limiti alla revoca di affidamenti e sospensione di mutui. Allora, in tantissimi hanno scritto alle nostre redazioni, alla redazione di OK Italia Parliamo, alla redazione di Finanziamenti News, cercando da subito di chiedere spiegazioni circa l'eventuale possibilità che gli istituti di credito potessero chiedere immediati rientri o potessero chiedere modifiche, anzi chiedere, potessero modificare unilateralmente le regole del gioco, mettendo ulteriormente in ginocchio un'economia già di sé assolutamente in una situazione di fragilità estrema. Bene, che cosa prevede questo articolo 56? Noi andiamo adesso a verificare quali sono i soggetti beneficiari per appunto i limiti alla revoca di affidamenti e sospensione mutui, quali sono le misure di sostegno ed anche come poter accedere a queste misure di sostegno. Innanzitutto, chi sono i beneficiari, ovviamente, come l'abbiamo detto prima, micro, piccole e medie imprese, che ovviamente possono avere beneficiare di nuove misure di sostegno finanziario nei confronti ovviamente di banche ed intermediari finanziari. Queste nuove misure di sostegno sono, velocemente, ve le ripeto, sono che non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 alla data del 30 settembre del 2020, neanche per la parte non ancora utilizzate, le aperture di credito a revoca, i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, porto come esempio le linee di cassa, l'anticipo fatture, RIBA, export, l'anticipo contratti, linee di factoring ed ancora molto importante che sono stati prorogati fino alla data del 30 settembre del 2020 e alle medesime condizioni, unitamente ovviamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna ulteriore formalità, quindi una proroga senza dover produrre ulteriore documentazione, i prestiti non rateali. Come esempio, quali sono i prestiti non rateali? Possono essere i fini import piuttosto che finanziamenti bullet. Ancora altro aspetto previsto come misure di sostegno finanziario in questo articolo è che viene sospeso fino alla data del 30 settembre, anche qui del 2020 del 30 settembre 2020, il pagamento delle rate di finanziamenti, anche quelli perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e dei canoni leasing. Il piano di rimborso poi delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene qui dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Quindi è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso in conto capitale. Quindi questi sono aspetti molto importanti, si vanno a prorogare queste scadenze senza alcun tipo di adempimento formale da parte dell'impresa che ne beneficia. E poi anche altro aspetto importante, anche se i finanziamenti sono erogati con fondi in tutto o in parte che vengono da soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza una loro preventiva autorizzazione, quindi ci sarà un allungamento del tutto automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e rispettando quelle che sono le condizioni originarie di quando questo contratto è stato acceso. Per i finanziamenti agevolati poi è necessaria una comunicazione all'ente, ovviamente incentivante, che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative, quindi tempo limite messo di 15 giorni. Un altro aspetto molto importante, sempre previsto in questo articolo come misura di sostegno, è che su richiesta del finanziatore, che deve indicare l'importo massimo che viene garantito,
viene concessa anche qui del tutto automaticamente e, ripeto, gratuitamente da parte del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una garanzia del 33%. Su cosa? Bene, questa garanzia del 33% va a valere sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre del 2020 e quelli al 18 marzo del 2020. Ed ancora vale questa garanzia al 33% sui prestiti rateali ed anche sulle singole rate e sui singoli canoni sospesi. Come accedere? Per poter accedere a queste misure di sostegno, le piccole, micro e medie imprese dovranno inoltrare una comunicazione alle banche o agli enti finanziatori corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, di aver purtroppo subito in via temporanea una carenza di liquidità che è una conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Altro aspetto importante che abbiamo analizzato con le nostre redazioni per voi ascoltatori è quello previsto nell'articolo 49. L'articolo 49 che cosa prevede? L'articolo 49 è un articolo che si occupa della liquidità alle micro, piccole e medie imprese colpite appunto sempre dall'emergenza del Covid-19 mediante l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI. Fin qui qualcuno potrebbe dire: bene, nulla di nuovo perché il Fondo di Garanzia già esisteva. Questa è un'osservazione giustissima, però andiamo a verificare quali sono le misure a sostegno particolari con l'utilizzo del fondo di garanzia e che cosa cambia. Bene, innanzitutto dobbiamo dire questo, che la garanzia del fondo per 9 mesi, quindi da un periodo dal 17 marzo del 2020, data di emanazione del decreto, al 17 dicembre 2020, è concessa a titolo gratuito. L'importo massimo, un altro aspetto molto importante, sale dai 2,5 milioni di euro che era prevista fino al 16 marzo come finanziamento del fondo di garanzia a 5 milioni di euro e c'è una percentuale diretta di copertura per la garanzia che è pari all'80%, che può arrivare addirittura al 90% in caso di riassicurazione dell'importo garantito da un Confidi o da altri fondi di garanzia. Ancora, ciascuna operazione di finanziamento può avere un importo massimo garantito fino a 1.500.000 euro. Ad esclusione delle start-up, poi che hanno meno di 2 bilanci, c'è la possibilità di accedere al fondo determinata esclusivamente sulla base di un modulo economico finanziario ed è sospesa anche la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie. Questo è un onere a carico dei soggetti finanziatori richiedenti. Poi in caso di sospensione, questo è un altro aspetto importante, del pagamento della quota capitale o anche dell'intera rata di finanziamento garantiti dal fondo, la garanzia viene estesa automaticamente. Altro aspetto importante è che possono anche beneficiare della garanzia operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Qui c'è un solo limite, il limite che comunque, purché il limite unico, è che il finanziamento debba prevedere l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito che era residuo prima della richiesta di rinegoziazione del debito. Ancora, uno dei settori particolarmente, come sapete, colpiti da questa crisi è il settore turistico, quindi per tutto il settore di investimento, per quelle che sono le operazioni di investimento nel settore turistico, alberghiero e anche delle attività immobiliarie, e quindi per operazioni con durata minima di 10 anni ed importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del fondo in questo caso può essere anche cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Poi c'è un altro aspetto importante che sono le garanzie sui portafogli di mini bond che vengono concesse a valere sulla dotazione disponibile del fondo e assicurando la sussistenza tempo per tempo di un ammontare di risorse libere del fondo che vengono destinate al rilascio di garanzie sia su singole operazioni finanziarie pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del fondo stesso.
Altro aspetto importante è che per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, quindi arti o professioni, la cui attività di impresa è stata seriamente danneggiata dall'emergenza coronavirus, ovviamente anche qui in questo caso bisognerà dichiararlo con un'autocertificazione, la garanzia viene concessa automaticamente, gratuitamente e con una copertura fino all'80% per la garanzia diretta e anche qui del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a un valore economico di 3.000 euro e con una durata massima di 18 mesi meno un giorno. Come si accede a queste misure di sostegno? L'abbiamo già detto prima, bisogna farle una domanda direttamente, cioè l'impresa che fa non può accedere, fare una domanda direttamente al fondo di garanzia, ma deve rivolgersi per forza a una banca per richiedere il finanziamento e contestualmente deve richiedere che sul finanziamento da parte della banca sia acquisita anche la garanzia diretta. Sarà la banca stessa quindi ad occuparsi della domanda. C'è un'alternativa però, l'imprenditore, l'impresa può anche non rivolgersi alla banca, ma può in alternativa a questo percorso rivolgersi a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza ed è lo stesso Confidi che andrà a richiedere la controgaranzia al fondo. Tutte le banche però, questo è un aspetto molto importante, sono autorizzate a presentare le domande al fondo di garanzia, mentre non tutti i Confidi sono accreditati e quindi possono rivolgersi al fondo di garanzia. Questo lo diciamo per evitare che in un momento di emergenza totale ci sia gente che rischia di perdere tempo. Molto importante. Altro aspetto molto importante del decreto Cura Italia è che viene anticipato che ci sarà un nuovo decreto di natura non regolamentare che sarà fatto di concerto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia che potrà prevedere delle ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie che possono arrivare fino al 90%. Queste saranno a favore delle imprese o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Lo stesso decreto disciplinerà quindi di conseguenza le forme tecniche, quelli che saranno i costi da sostenere, le condizioni per poter procedere con questo nuovo tipo di agevolazione e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, ovviamente in conformità con quella che è la direttiva europea in termini di aiuti di Stato. Il fondo di garanzia, come tutti sanno, è soltanto per le piccole e medie imprese. Bene, anche qui nel decreto Cura Italia è stato previsto però un intervento in analogia a quanto previsto dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche per le grandi imprese. Infatti c'è un articolo, che è l'articolo 57, che proprio parla della liquidità alle imprese di grandi dimensioni che sono state anch'esse colpite ovviamente dalla crisi. In particolare, che cosa si fanno? Quindi i soggetti beneficiari sono loro, ma le misure di sostegno che sono previste sono misure che beneficeranno di una iniezione di liquidità che avverrà attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi anche Cassa Depositi e Prestiti entra dentro la partita emergenza e dovrà garantire la facilità nell'accesso al credito per le imprese durante questa fase di grave emergenza ed incertezza. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti fino ad un massimo anche qui dell'80% dell'esposizione assunta e a prima domanda, orientata a parametri di mercato, sarà esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa ovviamente di riferimento dell'Unione Europea. Quindi le regole saranno molto simili a quelle utilizzate per il fondo di garanzia. Cassa Depositi e Prestiti garantirà finanziamenti fino all'importo di 10 miliardi di euro, quindi cifra abbastanza rilevante, che le banche potranno ovviamente destinare alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica. Questo sarà possibile grazie ad uno stanziamento pubblico che è già stato previsto, che sarà di 500 milioni di euro. Anche qui, come accedere a queste misure di sostegno? Bisognerà, immaginiamo, attendere, perché di questo non c'è ancora certezza, però siamo quasi sicuri in redazione che bisognerà attendere delle direttive precise da parte di Cassa Depositi e Prestiti
per poter accedere a queste linee di aiuti per le imprese di grandi dimensioni. Oggi è stata la prima puntata, diciamo il primo incontro che abbiamo fatto per cercare di fare chiarezza sugli articoli che reputiamo siano di maggiore interesse per le imprese, per i professionisti, per gli artigiani, per i commercianti, per tutto il mondo dell'economia italiana. Potete trovare tutti i dettagli di quanto abbiamo detto all'interno degli articoli di Finanziamenti News, che sta seguendo in maniera molto importante questo tema, questa tematica molto particolare. Ricordiamo che è un quotidiano online gratuito, quindi potete tranquillamente abbonarvi per ricevere tutte le possibilità in campo di finanza agevolata e di incentivi per le imprese e per i professionisti. Accogliamo con grande piacere, laddove ci dovessero essere suggerimenti e contributi, sia video che anche per email, che possono arrivare alla redazione su questi temi. Se avete domande, chiarimenti che volete fare alle nostre redazioni, sarà nostra cura farcene carico e cercare di darvi le risposte più precise. Appuntamento al prossimo incontro. Grazie e a presto.